Oggi vediamo come fare uno shampoo solido con solo 6 ingredienti, velocissimo da realizzare e adatto a tutti i tipi di capello. Quindi mettiti tranquilla e rimani con me fino alla fine del video. Ciao a tutte e benvenute sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di passare al video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirci anche sui nostri social Instagram e Facebook e di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com. Per tantissimi consigli e ricette di benessere e bellezza naturale. In questo video vediamo insieme come possiamo preparare uno shampoo solido davvero velocissimo, ma soprattutto che richiede l'utilizzo di solamente 6 ingredienti. Come già sappiamo, gli shampoo solidi ci offrono senza dubbio moltissimi vantaggi, innanzitutto perché sono prodotti che non richiedono confezioni e che quindi in questo modo ci permettono di andare a ridurre gli sprechi. Poi gli shampoo solidi durano in genere molto più a lungo perché si tratta di prodotti molto concentrati e praticamente privi di acqua, cosa che nel tempo ci permette anche un certo risparmio dal punto di vista economico rispetto al classico formato tradizionale. Tutto questo senza contare che prepararsi i nostri shampoo a casa ci dà non solo l'opportunità di sapere esattamente quali ingredienti stiamo utilizzando, ma anche di poter selezionare le materie prime in modo da personalizzare al massimo il prodotto in funzione delle nostre singole esigenze. Se vi piace l'idea di sentirvi totalmente libere di creare da zero nuove ricette, scegliendo gli ingredienti più corretti e imparando a sostituirli senza errori, vi ricordo che nel corso di formulazione di shampoo e balsamo solido naturale trovate tutti gli strumenti che vi servono per poter disegnare ed elaborare in modo completamente autonomo e indipendente tutte le versioni di shampoo e balsamo in formato solido che desiderate. In più sono compresi anche due ricettari con 20 ricette extra già pronte per essere elaborate in modo che possiate ispirarvi per le vostre future creazioni. Vi lascio il link in descrizione al video se volete dare magari un'occhiata agli argomenti trattati e anche ovviamente i bonus extra che sono inclusi nel corso. Ma adesso passiamo subito alla ricetta di oggi e ci vediamo durante l'elaborazione per darvi qualche dettaglio in più sulle materie prime. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate l'articolo completo della ricetta con le quantità, la lista degli ingredienti utilizzati e anche i link utili per l'acquisto delle materie prime insieme ai nostri codici sconto che potete utilizzare per risparmiare. E adesso sì, finalmente vi lascio il tutorial. All'interno di una ciotolina andiamo a pesarci l'SC. L'amido di riso, e la polvere di rosa damascena. E andiamo a mescolare per amalgamare. L'SC è un tensioattivo anionico in polvere ed è fondamentale in questo shampoo solido perché permette di pulire il capello senza risultare aggressivo e creando una bella schiuma corposa. Personalmente in questa ricetta non vi consiglio di sostituirlo. Dall'altra parte abbiamo l'amido di riso, che è invece una polvere finissima che ci offre un effetto lenitivo, assorbente dell'eccesso di sebo, ma anche allo stesso tempo idratante e condizionante della fibra. E lo potete eventualmente sostituire con amido di mais per ottenere proprietà che sono molto simili. E infine abbiamo la rosa damascena che ci aiuta a mantenere i capelli belli morbidi, luminosi e va anche a profumare e a colorare il nostro shampoo solido in maniera molto delicata e naturale. Un'ottima alternativa alla rosa è sicuramente la polvere di bucce d'arancia, che è altrettanto profumante, illuminante e regolatrice del sebo. Ora, all'interno di un altro recipiente, ci andiamo a pesare l'acqua di rose.
e il Cosguard. Mescoliamo. E lo versiamo sul nostro mix di polveri. L'acqua di rose aiuta a regolare la produzione di sebo grazie alle sue proprietà astringenti, va a purificare il cuoio capelluto e anche a calmare eventuali irritazioni ed squamazioni. E viene utile anche per rendere la fibra più lucida, morbida e ovviamente profumata, però potete utilizzare un altro idrolato o anche semplice acqua distillata in alternativa all'acqua di rose. Ora aggiungiamo anche l'olio di cocco frazionato. E iniziamo a mescolare con il cucchiaio per amalgamare tutto. L'olio di cocco frazionato apporta proprietà idratanti e nutrienti senza però andare ad appesantire o a lasciare spiacevoli residui oleosi sulla fibra e grazie alla sua qualità emolliente aiuta anche a tenere sotto controllo l'effetto crespo rendendo proprio la crema più disciplinata, forte ed elastica. In ogni caso potete utilizzare un altro olio vegetale che avete a disposizione sempre purché sia adatto alla vostra tipologia di capello. Ora mi sposto in una ciotolina più grande per andare meglio ad impastare. E a questo punto possiamo iniziare ad impastare a mano. Quando vediamo che otteniamo un impasto bello liscio e omogeneo, possiamo dare la forma al nostro panetto, anche manualmente.
Eccoci qui, una volta che abbiamo dato la forma al nostro shampoo solido, non ci resta che attendere dalle 48 alle 72 ore in modo che la saponetta si solidifichi e si indurisca completamente e poi possiamo finalmente utilizzarla. Ed eccoci qui con il nostro shampoo solido pronto. Come lo utilizziamo? Semplicemente andiamo ad applicare il panetto di shampoo direttamente sul cuoio capelluto, ovviamente precedentemente bagnato, e eseguiamo dei leggeri movimenti circolari. Oppure possiamo anche strofinare la saponetta tra le mani bagnate, andiamo a creare la schiuma e poi la massaggiamo sul cuoio capelluto con i polpastrelli, cercando ovviamente di andarla a distribuire bene in modo uniforme. Alla fine andiamo a risciacquare con abbondante acqua, esattamente come faremo con un normalissimo shampoo, e poi applichiamo il nostro balsamo abituale. Una cosa molto importante è ricordarsi sempre di riporre lo shampoo solido su un portasapone che draini bene l'acqua, proprio per evitare ristagni e quindi anche la proliferazione batterica, aumentandone così anche la durata. E contate che lo shampoo solido, se ben riposto tra un lavaggio e l'altro in un luogo con poca umidità e possibilmente ben areggiato, durerà tranquillamente per diversi mesi, per cui questo è anche un ulteriore vantaggio che ci dà questo tipo di formato. Bene ragazze, per oggi è tutto, vi ringrazio per essere rimaste con me fino alla fine del video, se vi è piaciuto e vi è stato utile lasciateci un bel like e scriveteci un commentino per farcelo sapere e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video, intanto vi mando un bacione, ciao!